Ciao a tutti e bentornati. Proseguendo dopo avervi presentato il mio primo libro, Dragon Ball, La guida perfetta, oggi vado a presentarvi il mio secondo libro, che è già pubblicato anche questo, che è questo qui. Ok? Come vedete il formato è molto differente, anche la dimensione, poi il numero di pagine è molto più snello. E il titolo è Gli uomini del drago e Sirius. E adesso vi spiego di cosa si tratta. Rientra sempre nel progetto editoriale Il sogno imperfetto di un mondo perfetto, quindi questo è il secondo libro del progetto editoriale. L'immagine in copertina fatta sempre da Serena Amabile, che ringrazio, come vedete è molto particolare, molto stilizzata. Infatti vediamo sia il Megazord dei Power Rangers Mighty Morphin e poi un Goku Super Saiyan, ok? Allora, di cosa si tratta? Gli uomini del drago e Sirius sono due racconti abbastanza brevi, piuttosto divertenti, per bambini e ragazzi più che altro, però possono essere tranquillamente letti anche dagli adulti perché comunque sono molto avvincenti, ok? Non sono storielline per bambini, come per dire, tipo la Pimpa, per dire, cioè, nel senso non sono o Masha e Orso, cioè. Si tratta di una roba un pochino più, non posso dire, avvincente, mettiamola così, nel senso che comunque ci sono combattimenti, ci sono scontri, onde di energia, quindi c'è un po' questa roba qui. Quindi chiaramente quando parlo di bambini intendo bambini che comunque abbiano almeno 6 anni, ecco, nel senso sotto i 6 anni sì, li puoi anche raccontarglieli, va bene, bisogna anche vedere quanto insomma possano capirne, o comunque ci sono alcune cose che magari uno le deve raccontare in un certo modo, va bene. E perché ci sono il Megazord e Goku in copertina? Perché questi due racconti si basano sui miei giocattoli, cioè io da bambino avevo dei giocattoli, ci giocavo, mi inventavo delle storie. Io sono del 1990 e come dico sempre siamo gli ultimi di una generazione e i primi di quella successiva, nel senso che i giovani di oggi sono abituati molto spesso, e secondo me è un errore, ad avere fin da piccoli il telefonino o il tablet o di stare al computer. Io sì, va bene, da piccolo magari già c'era l'Amiga, per dire, però non avevo il telefonino, il mio primo telefonino l'ho avuto a 14 anni, ok? E non era uno smartphone come quelli di oggi, quindi. Ma non ce n'era neanche di bisogno, voglio dire, perché comunque si preferiva andare a giocare in un giardino a pallone piuttosto che giocare a nascondino, piuttosto che andare sull'altalena. Era un modo diverso, e secondo me molto migliore anche di socializzare, ecco. Non avevamo il telefonino, eppure c'era per certi versi anche maggiore libertà di quella che c'è ora. Poi via via Game Boy, Pokémon, poi la PlayStation e così via. Però comunque da bambino c'erano anche
i giochi, perché quando comunque spesso magari pioveva, no? Soprattutto in inverno faceva freddo, che non si andava fuori, si restava in casa. Allora, o si giocava ai giochi in scatola, oppure appunto c'erano i giochi, i giocattoli, o per le bambine le bambole, se vogliamo, però c'erano anche i giocattoli per le bambine. E allora io ne avevo diversi, differenti tipi, e mi inventavo delle storie. Ci giocavo e inventavo delle storie. Queste storie le ho trasformate in questo libro. Sono due racconti molto differenti. E qui arriviamo al contenuto del libro, a parte l'introduzione, i ringraziamenti e così via. Quindi, Gli Uomini del Drago occupa la prima parte del libro, ed è diciamo un racconto che è diviso in cinque parti, e ogni parte è divisa in delle saghe, a mo' giapponese, diciamo, però chiaramente non è un libro illustrativo, illustrato, insomma, nel senso è comunque scritto, cioè per questo dico, bambini piccoli magari cercano tante immagini. Non è proprio così, ci sono le immagini, ci sono, però non so, cioè sono messe organicamente in uno spazio del libro, non sono diffuse uniformemente nel libro durante il racconto, ecco. Quindi ci sono delle saghe e cosa viene raccontato? Di fatto, Gli Uomini del Drago è per certi versi una sorta di parodia, se vogliamo, di Dragon Ball, ma non è neanche proprio così, nel senso che è comunque un racconto un po' molto differente, e ci sono anche altri personaggi che in Dragon Ball non compaiono. Quindi possiamo dire che altro sono delle ispirazioni, appunto delle parodie, se vogliamo, però appunto è completamente differente, ecco, non è che riprende dallo Z per dire e continua, no, è proprio un'altra roba, non c'entra niente, ok? E questa è la prima parte, e poi appunto perché gli uomini del drago, vabbè, lo scoprirete un po' leggendo il libro, ma di fatto è il nome del gruppo, della squadra che in qualche modo sono i protagonisti di questo racconto. Subito dopo c'è un approfondimento, così anche qui per divertimento, di questo racconto, che sono i livelli di potenza, i livelli di forza, i livelli di combattimento. E qua chiaramente è un giochino che a me piace fare, e anche qua, insomma, questo. Poi si arriva al secondo racconto, Sirius. Che cos'è Sirius? Sirius è un racconto per certi versi più breve, per certi versi no, cioè più approfondito per alcuni aspetti rispetto al precedente. Se negli Uomini del Drago la maggioranza dei personaggi sono comunque, diciamo, ripresi, ispirati da Dragon Ball, perché comunque io avevo questi personaggetti, non so se ve li ricordate, che si trovavano nelle uova di cioccolato, più altri personaggetti che ho raccolto nel tempo quando ero ragazzo, e con questi personaggetti, insomma, io sono andato a formare, ma ce n'ho veramente tanti, praticamente potrei fare un museo in casa, e quindi sono questi personaggi piccoli, più anche altri personaggi giocattoli che ho. La maggioranza appunto di Dragon Ball sono andate a formare quel racconto. Qua invece andiamo a mischiare, in Sirius andiamo a mischiare molti personaggi, perché quando uno è bambino,
meglio, specifico, i bambini della mia generazione, quando avevano dei giocattoli in mano, non andavano a differenziare allora. Quel gioco lì è di Dragon Ball e allora non lo metto insieme a quest'altro che invece è Action Man, per capirsi. Si prendevano insieme e si facevano scontrare. Ecco, io è di fatto quello che ho fatto. Cioè, Dead Series nasce da qui, quindi ci sono molti personaggi che vengano fuori da opere differenti. Quindi, per questo c'è il Megazord. Megazord è praticamente il protagonista, uno dei protagonisti di Series. E quindi, però, ci sono anche alcuni personaggi di Dragon Ball, altri sono completamente inventati o ispirati. E però non si riattacca a Dragon Ball. È un racconto molto dopo. Ripeto, anche qua con abbastanza parodistico, simpatica come cosa. E di fatto si parla di un aereo di congiunzione tra virgolette i Saiyan, se vogliamo dirla così, ma e la Terra e i Power Rangers. Ok? Quindi per certi versi ci sono delle cose così, c'è questo tipo di racconto. Però c'è di tutto, c'è Gigan che viene da Godzilla, c'è Robocop, c'è veramente un po' di tutto. E questo, diciamo, questo racconto è diviso anche qua in parti, ci sono tre parti più, diciamo, delle aggiunte, e anche qua sono divise in saghe. Ok, che qua è abbastanza snello, molto snello come racconto, e poi anche qui si va all'approfondimento con i livelli di forza. Ok, e poi arriviamo al capitolo che è quello che piacerà di più ai bambini, che è quello delle immagini, dove praticamente vado a raccogliere, alcune volte con una didascalia, altre volte meno, cioè vado a raccogliere le immagini dei miei giocattoli, o meglio di quello che ne è rimasto al giorno d'oggi, quello che c'è, che è rimasto, insomma. Quindi ci sono tutte le immagini, e questo, diciamo, funge, se vogliamo, anche da supporto nella lettura, nel senso, un po' come l'indice analitico alla fine di un'enciclopedia, ok, cioè. Io guardo, cioè io leggo a un certo punto, boh, c'è un personaggio che si chiama Cron. Ma aspetta, ma Cron, ma che faccia aspetta avrà? E uno scorre e vede l'immagine che ha Cron e le sue trasformazioni, tra l'altro. Quindi c'è un po' di tutto. Chiaramente, come il libro precedente era un saggio su Dragon Ball che non si voleva e non si vuole sostituire in alcun modo all'opera ufficiale, ma è, diciamo, un invito semmai a leggere le opere originali. Anche qui, anche questo libro, diciamo, personaggi che tramite i giocattoli io in qualche modo ho ripreso, anche con intento parodistico o comunque, chiaramente non vogliono andare a sostituirsi o che rispetto alle opere originali, ma sono di stimolo, cioè la mia speranza è che leggendo il libro, sia il primo che anche questo,
vi possa in qualche modo venire un interesse rispetto anche alle opere originali e quindi che magari andate a riscoprire Godzilla o a riguardarvi film di Robocop o a rileggere il manga di Dragon Ball piuttosto che altro, ecco. Quindi questo è l'intento. Anche questo libro, come il precedente, è no profit. Quindi questo proprio per dire che a me di guadagnarci, insomma, non mi interessa. Quello che a me interessa è far conoscere queste opere, pubblicarle e farle conoscere, e così via. Sto progettando anche un videogioco su questa opera, quindi vediamo, potrebbe essere intanto qualcosa di molto semplice, ecco, non vado a inventarmi intanto un qualcosa di lungo, di complicato, ecco, perché io sono un informatico, quindi diciamo so fare, però ci vuole tempo, insomma, fare un videogioco, progettarlo e poi programmarlo, implementarlo, svilupparlo e poi testarlo e diciamo, renderlo funzionante, poi diffonderlo non è semplice, ci vuole molto tempo, ecco, quindi intanto probabilmente farò un qualcosa di molto semplice che spero comunque vi possa interessare e questo è. Quindi dicevo un libro no profit, anche qua i proventi vanno al circolo Arci Borgonovo di Prato per appunto, diciamo, iniziative di culturali e così via. E anche qua la mia cioè, ho utilizzato come piattaforma editoriale Streetlib. È un libro che rispetto al precedente ha un costo inferiore sia per quanto riguarda la versione ebook sia per quanto riguarda la versione cartacea. Costa un attimino di più di quanto sarebbe costato, anche se il numero di pagine è inferiore, non saliva neanche a 200 pagine, perché ci sono delle immagini e le volevo colorate, se no non sapeva di niente, insomma. Tanto non sono tantissime pagine con le immagini, però insomma, cioè, diciamo che questa cosa è costata di più anche a me e quindi di conseguenza ha un costo per cui un po' superiore di quanto sarebbe costato, ma comunque inferiore rispetto al primo libro che appunto era un A4 rispetto a questo che è un A5 e c'era il doppio delle pagine, ecco. E quindi lo trovate sugli store, la versione ebook la trovate su tutti gli store che però possono applicare una maggiorazione. Per quanto riguarda invece la versione cartacea, per quella mi potete scrivere per email, ve la metto in descrizione. Anche per questo libro c'è un sito dedicato e appunto potete, insomma, anche lì, allora, per quanto riguarda la copia cartacea, voi mi scrivete, mi dite quante copie volete, insomma, vi dico il modo di pagamento, tutto trasparente. E ve la mando e dove state, dove ve la devo mandare perché vi arriverà direttamente a casa. Quindi questo è. E che dire, questo è per ora l'ultimo libro che ho pubblicato. Adesso sto scrivendo il terzo, quindi diciamo giusto qualche minuto per in qualche modo anticiparvi cosa succederà, cosa vi aspetta, cosa vi aspetterà dal terzo libro. Allora, in qualche modo vi posso dire, nei primi due libri abbiamo scherzato, nel senso che il primo libro è un saggio su Dragon Ball, importante, bello, approfondito, tutto quello che volete. Questo libro comunque è carino, è divertente, ci sono cose carine, perché comunque il Megazord che combatte contro Robocop, contro Gigan, insomma, una cosa
cosa nuova, se vogliamo, però appunto è un libricino, è una storia a sé stante, cioè il saggio è il saggio e queste sono storie a sé stanti. Cosa succede al terzo libro? Al terzo libro comincia una storia, un romanzo di fatto, che possiamo definirlo una versione a metà tra il biblico, tra il Signore degli Anelli, tra i Promessi Sposi, tra virgolette, come conformazione. E dove c'è veramente, veramente di tutto, è proprio una storia nuova. Nuova che attenzione, almeno per quel che riguarda il libro che sto scrivendo, è ambientata nel mondo di oggi. Ci sono anche personaggi, persone realmente esistite o esistenti, e sarà una storia dove ci sono i Saiyan, però attenzione, ci sono i Saiyan, ma in modo differente rispetto a quello che magari potreste pensare. È un'opera dove di fatto non c'è una predilezione per gli eroi classici senza macchia, ok? Ma per figure un po' differenti, figure che io credo che saranno molto affascinanti. Personaggi, sia quelli afferenti al bene, sia quelli che combattono invece per l'oscurità, che in alcuni casi soprattutto sono molto carismatici. Hanno un background e anche in alcuni casi in cui si tratta di personaggi veramente malvagi, credo che in alcuni casi arriverete a apprezzare o comunque per certi versi a comprendere determinate azioni, cioè ci sono sì malvagi che sono malvagi e basta, ma ci sono tante figure in qualche modo grigie, a partire anche da alcuni dei protagonisti. Non ci sono, non c'è un, cioè ci sono anche dei protagonisti puri, santarelli, diciamo così, ma molti dei personaggi hanno un passato travagliato, hanno commesso delle atrocità in certi casi, e per certi versi passano anche una vita in cerca di redenzione, ecco. Però sono anche personaggi che sono pronti a prendere delle decisioni difficili, sacrificando anche molto per il bene comune. Poi diciamo, starà in qualche modo a voi lettori stabilire se un determinato personaggio è un eroe o meno. Perché questo è una sacrosanta verità. Un eroe non si definisce mai tale. Non si definisce mai tale. Questo vale per diciamo nell'arte, nei libri, nelle opere di qualsiasi tipo, ma vale anche nel mondo reale. Adesso, in questo periodo storico particolare, noi diciamo che i nostri eroi sono i medici e gli infermieri, però molti di loro non si definiscono eroi perché fanno semplicemente il loro lavoro. Certamente prendono delle decisioni difficili, ma in alcuni casi appunto, prendono le decisioni che magari li tormentano, ok? O li tormenteranno magari per tutta la vita, proprio perché devono decidere magari tra la vita e la morte, in base a determinati canoni. E allora sicuramente si
dentro di sé hanno un dubbio, sì, ho salvato determinate vite, però. E allora, magari noi li definiamo eroi, ma siamo noi a definirli tali. E questo vale anche nell'opera. Io non definirei mai, cioè se fossi Superman, se io fossi Superman, o se fossi Batman, o se fossi qualsiasi supereroe, non so se mi definirei eroe io stesso, sono gli altri che mi definiscono tale. Questo è il punto. E così, questo vale anche per il super cattivo. Il super cattivo, ok, può essere il male assoluto, ma può anche essere una figura. E ne sono esistite tante di figure cosiddette mali relativi nella storia, anche recente. Figure che comunque di per sé non si definiscono cattive. O perché non sanno la differenza del bene e del male, o molto spesso perché la sanno, ma pensano che quello che stanno facendo corrisponda a un bene superiore. Pensano che l'azione che stanno compiendo sia giusta. Ok? E questo vale dappertutto, ripeto, vale anche nel mondo reale. E di fatto c'è di tutto. Quindi c'è un'evoluzione dei personaggi. Io mi sono messo dei paletti anche per quel che riguarda, diciamo, l'andare avanti nella storia. Cioè, nella mia opera non c'è un one man show, o non ci sono solamente due personaggi che con l'andare avanti della storia di fatto sono i più forti in assoluto e gli altri non possono neanche dare una mano. Assolutamente no, nella mia opera non voglio dire che tutti sono allo stesso piano, ma per certi versi non ci sono limiti, nel senso sì, ok, c'è quello più forte, ma non è detto che il più debole della squadra sia così troppo più debole da non poter neanche dare una mano e dover stare solo a guardare. Questo è il punto. E c'è un ruolo importante anche delle donne. Vengono toccate molte tematiche e a differenza di molte opere, ci sono donne che combattono, ma che combattono veramente a alto livello e si dà spazio anche alla femminilità e più in generale alla quotidianità. C'è una costruzione a tutto tondo di quella che è progressivamente più articolata e complessa e evocativa di quella che è la vita che fanno questi personaggi. Ok? E altro non vi voglio anticipare. Se volete ogni tanto qualche piccolo spoiler di quello che sto scrivendo, lo scrivo su Facebook, sulla mia pagina Facebook e quindi se volete potete seguirmi lì. Vi lascio tutte le informazioni sul secondo libro in descrizione e ci vediamo e ci sentiamo prossimamente. Ciao ciao.